Le partite dell'Interclub Muggia vi vengono offerte da Gruppo Euris, soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto, Petrol Lavori, sabbiature e pitturazioni, lavori industriali e navali, CMG, costruzioni e manutenzioni generali, Farmacia Aquilinia, il collegamento per la tua salute, www.farmacia-aquilinia.it, TES, consulenza nei settori della sicurezza, dell'ambiente, della qualità e della progettazione. Old London Pub, ampia scelta di whisky a San Giacomo, via Caprin 17, Trieste. E benvenuti al Paraguirinha per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B interregionale. Vediamo subito le formazioni. Quest'oggi l'Interclub affronta il Montecchio Maggiore. Iniziamo con la formazione ospite con il numero 5 Schwinnenbacher, 6 Zanuso, 9 Zambon, 10 Sartori, 12 Curti, 13 Marcato, 14 Zampieri, 15 Capitana Neri, 17 Levole, 18 Zanetti, allenatore Andrea Callegaro. Veniamo quindi alla pallacanestro Interclub Muggia con il numero 5 la Capitana Bordoni, 6 Struna, 8 Kumbat, 10 Anesic, 11 Gregori, 12 Silli, 15 Policastro, 16 Reppi, 17 Rosin, 18 Mezek, 20 Miccoli, allenatore Nevio Giuliani, il vice Massimiliano Trimboli. Gli arbitri dell'incontro sono Andrea Innocente di Pavoletto e Nicola Cutugno di Udine. Entriamo quindi in cronaca della partita con il primo attacco di Muggia che viene sbagliato da parte di Silli, rimbalzo quindi della formazione ospite con la Marcato per la Neri. Schwinnenbacher dentro per la Curti che non riesce a tenere la palla all'interno del perimetro e quindi Muggia può così ripartire con Janesic per Kumbat, Mezek, Silli per Janesic che entrata, viene spizzicata la palla da un'avversaria, palla che rimane sempre in possesso di Muggia con Kumbat per Mezek che prova il tiro e realizza i primi 2 punti della partita. Interclub 2, Montecchio 0, Schwinnenbacher per la Neri, Marcato per la Schwinnenbacher che prova il tiro, lo sbaglia, rimbalzo quindi di Muggia con Miccoli per Kumbat, Janesic si arresta, tira, sbaglia, rimbalzo quindi delle ospiti con la Zambon per questo tiro della Marcato che viene sbagliato, rimbalzo quindi Muggia con Silli per Kumbat che passa alla metà campo, si arresta, passa per Janesic. Finito il tiro, passa per Kumbat, si gira, Silli dal lato realizza, Interclub 4, Montecchio 0. Quando sono passati 2 minuti dall'inizio della partita, con le ospite quindi in avanti, prova il tiro che non va, la numero 12 Curti e quindi Muggia nuovamente in avanti, Kumbat fermata. Recuperano quindi le ospiti con Neri per la Schwinnenbacher. Schwinnenbacher per la Zambon in entrata, sbaglia, rimbalzo quindi di Muggia e riesce che ripartono, palla quindi per Miccoli, Kumbat dentro per Miccoli e quindi ripartono le ospiti con la Schwinnenbacher per Zambon e c'è quindi rimessa in favore per la compagine rivierasca quando sono passati 2 minuti e 38 dall'inizio della partita. Janesic
per Miccoli. Kumbaz. E quindi recuperano le ospiti con Zwinbacher. Prova l'entrata e realizza primi due punti per la compagine guidata dal coach Andrea Callegaro. Janesic per Silli, in entrata sbaglia e recuperano le venete, quindi Zambon per Zampieri, tiro dalla lunga distanza che non va da parte di Zwinbacher e quindi Mugia riparte. Silli per Miccoli, tiro da tre punti da parte del Janesic che non va, quindi possesso palla ospite Zambon e c'è il fallo commesso da parte di Mezek. Rimessa quindi lato da parte degli ospiti con la Curti per la Neri. Zambon prova l'entrata finta, tira, sbaglia, rimbalzo quindi Mugia con la Mezek per Janesic. Miccoli dentro per Janesic, tiene la palla all'interno del parquet, poi c'è il fallo di Miccoli sulla Zambon. Quindi si parte con rimessa ospite, in cabina di regia la Zambon per Zwinbacher. Zambon prova il tiro e insacca, risultato di perfetta parità, siamo sul 4-4, però siamo giunti a metà del primo quarto di gioco. Silli per Mezek, dall'altra parte per Janesic, Miccoli. Miccoli in entrata e subisce il fallo da parte della Marcato. Primo fallo quindi per la giocatrice ospite, due tiri per Miccoli. Sbaglia il primo. Realizza il secondo, 1-2 per Miccoli e Mugia che torna nuovamente avanti di una lunghezza 5-4. A impostare il gioco la formazione veneta con la Zwinbacher che prova l'entrata, scarica per la Curti che sbaglia. Il pallone rimane quindi in campo, possesso della Neri. Per la Marcato, Zambon si incunea nella difesa ospite e subisce difesa del padrone di casa, quindi subisce fallo e si partirà con la rimessa a lato battuta dalla Zwinbacher per Zambon in entrata e palla spizzicata da parte di Janesic che commette fallo, primo fallo per la giocatrice di Verasca e quindi due tiri della lunetta per la Zambon. Sbaglia il primo. E realizza il secondo, nuovamente risultato di parità 5-5. Janesic per Silli, Kumbaz per Mezek che due non si capiscono e approfitta in contropiede la numero 12 Curti che realizza, e questo è anche il primo vantaggio della
formazione ospite, 7-5. Muggia quindi in avanti con Silly, ma c'è il fallo da parte del Curti. Cambiano le file quindi di Muggia, esce Janicic ed entra Bordoni. È uscita la mezza che è entrata Policastro. Quindi ritorniamo nelle fasi di gioco e realizza Kumbat, e quindi c'è nuova parità fra le due formazioni. Quindi in avanti il Montecchio con la Neri, palla persa conquistata dalle Riverasche con Policastro, contrastata anche in maniera diciamo piuttosto favolosa da parte della Neri. Kumbat che subisce il fallo da parte di Curti. Rimessa lato in favore quindi di Muggia. Nel frattempo c'è un doppio cambio per la formazione ospite. Sono uscite Curti e Marcato. Ed è entrata da Sartori e la Zanetti. Si prende quindi a giocare con Muggia in fase offensiva. Silly, Kumbat, cerca Bologna ma non la trova. Recuperano le ospiti. Quindi la Neri per la Swinbacher. Fanuso. E c'è il fallo di Kumbat sulla Zambon. Quindi ci saranno due tiri dalla lunetta per la giocatrice ospite. Sbaglia il primo. Sbaglia pure il secondo, ma la palla rimane in possesso degli ospiti, che c'è il tiro da parte della Zambon che non va. L'ultima a toccare è stata una giocatrice ospite, quindi rimessa in favore delle padrone di casa, già battuta con Kumbat per Silly. Bodoni per Nicoli, pressing a tutto campo da parte delle ospiti, e realizza da sotto Lada Kumbat, e quindi Muggia si porta avanti di due lunghezze, 9-7. Simbacher per Zanuso, prova il tiro da tre che va a segno da parte della Sartori, e quindi nuovamente in vantaggio le ospiti di una lunghezza, 10-9. Kumbat in entrata sbaglia, da sotto recupera Bordoni che realizza, 11 Interclub, 10 Montecchio Maggiore. Sartori per la Neri. Zambon in entrata realizza, nuovamente avanti di uno la formazione veneta con Muggia in possesso palla. Policastro per Bordoni. Kumbat, Silly prova il tiro da tre che non va, un vero peccato, e quindi subito si fanno sotto le ragazze di coach Callegaro. Zanuso per la Jim Bucker. L'ultima a toccare è stata Silly, quindi la rimessa sarà di Marco Ospite. Cambia le file di Muggia, esce Silly e Miccoli, ed entrano Janicic e Rosin.
Si prende quindi a giocare quando manca meno di un minuto alla conclusione di questo primo quarto di gioco. Possesso del nero arancio. Zimbacher in entrata coglie il ferro, del rimbalzo quindi di Rosin per Kumbat che varca la metà campo. Janesic per Kumbat, Policastro, Bodoni, Kumbat, Janesic, Policastro, Janesic al centro per Kumbat, Policastro, poi il tiro da tre, lo mette a bersaglio. 14 Inter Club, 12 Montecchio Maggiore. Zambon per la Schwimbacher, Neri per Sartori, si gira, prova il tiro, lo sbaglia e quindi palla riconquistata da Muggia. Termina così il primo quarto di gioco con l'Inter Club avanti di due lunghezze, 14 a 12. E si prende quindi con il secondo quarto, quasi tutto pronto, ricordandovi che il primo quarto di gioco si è concluso con l'Inter Club Muggia avanti di due lunghezze, 14 a 12 sul Montecchio Maggiore. E si prende qui a giocare con il possesso palla della formazione ospite, Sartori per la Schwimbacher. Sartori in entrata, palla che l'ultima a toccarla è stata la Policastro, quindi rimessa dal fondo ospite. Neri per la Schwimbacher, scusate, per la Zambon che sbaglia e quindi Muggia riparte con Janesic, Policastro, Kumbat, Janesic in entrata, perde palla, recupera la Zanuso che passa per la Neri, si arresta. Dall'altra parte la Schwimbacher prova il tiro dalla lunghissima distanza, sfiora il ferro, rimbalzo quindi Muggia con Janesic per Bordoni. Janesic, Kumbat dentro per Rosin, fuori per Policastro che non riesce a tenere il pallone e quindi azione d'attacco che sfuma per la compagine di casa. Sartori per la Zambon,
Schimbach prova il tiro che è completamente sbagliato e Muggia quindi a rimbalzo con la Policastro per Janesic. Policastro il centro, Borroni, Kumbat per Janesic, Policastro per Borroni che prova il tiro e non va, rimbalzo di Muggia con Rosin. Sbaglia ma subisce fallo da parte della Zanuso e quindi ci saranno due tiri liberi per la giocatrice di casa. Il gioco è un attimo sospeso perché c'è da regolare il cronometro. È stato quindi risolto il problema per quel che concerne il cronometro. Doppio cambio nel file ospiti. Sono uscite la Schimbacher e Neri. Ed è entrata la Marcato e la Zanuso. E quindi due tiri dalla lunetta per Rosin. Realizza il primo. Più tre Interclub. E realizza pure il secondo 2 su 2 per Rosin, più 4 Interclub, 16 a 12. Sartori per la Zanuso, non aggancia la Zambon, quindi nulla di fatto in fase offensiva per il Montecchio Maggiore. C'è il minuto di sospensione. È terminato quindi il minuto di sospensione, si ritornerà a giocare. È messa dal fondo da parte di Policastro, battuta per Niccoli. Il gioco fermo perché c'è un nuovo problema per quel che concerne il tabellone dei 24 secondi. Gioco momentaneamente fermo. Gioco quindi fermo, ricordandovi il punteggio che vede Interclub Muggia avanti di 4 lunghezze per 16 a 12. Si sta discutendo al tavolo. Sta cercando di ripristinare il tabellone dei 24.
Il problema è quindi risolto, si riprenderà a giocare con la rimessa in favore dell'Inter Club con Policastro per Boroni, Janesic per Kumbat, Policastro, Rosin, Janesic per Kumbat, Boroni, Policastro. Muggia deve assolutamente provare il tiro al limite del 24 e Policastro sbaglia, quindi nulla di fatto. Il stato rimane sempre invariato sul 16-12 in favore dell'Inter Club, con la Zambon a chiamare lo schema per le sue, per la Curti. Zambon, Curti per Sartori, e c'è il fallo commesso da parte di Policastro sulla Sartori, quindi rimessa a fondo ospite con la battuta da Sartori per Zambon. Si arresta, prova il tiro e in sacca, e quindi Montecchio Maggiore che si fa sotto. Ora sono due i punti che separano le due formazioni, 16 a 14. Rosin per Boroni, Rosin scarica per Kumbat, Calestro che non vale perché Muggia non è riuscita ad andare a concludere l'azione nel limite dei 24 secondi, e quindi sempre giocato sul 16-14. Nel frattempo nel file di Muggia è uscita Kumbat ed è entrata Gregori. Si parte quindi con in avanti il Montecchio, marcato per Zambon. Marcato, prova il tiro che viene sbagliato da parte del Zanuso. Muggia può cercare il contropiede, Gregori per Rosin che sbaglia, lotta a rimbalzo, palla contesa. Cambio quindi le file di Muggia, esce Rosin ed entra Miccoli. È messa quindi in favore di Muggia, perché fece indicava ovviamente l'attacco per Muggia. Policastro per Gregori, Boroni si gira e non va. Qua c'è stata anche un po' di sfortuna su questo tiro della capitana Rivierasca. Zambon per la Sartori, che poi tira da lunghissima distanza e non va, rimbalza quindi Muggia con Miccoli, contrastata in maniera fallosa da parte della Marcato. Cambio nelle file ospiti, esce la Sartori ed entra la Schwimmbacher, e quindi rimessa battuta da parte dell'Inter Club, possesso da parte di Janesic per Gregori, Boroni, l'ultima a toccare è stata la Curti, quindi il possesso rimane in favore di chi attacca. Tiro da parte di Policastro che va a segno, 18 Inter Club, 14 Montecchio, 5 minuti e 35 alla conclusione del secondo quarto di gioco. Marcato, cambio per Muggia, esce Policastro ed entra Silli. Quindi si ripartirà con due tiri da lunetta da parte della Marcato, realizza il primo,
sbaglia il secondo, 1-2, e possesso che rimane sempre per vedere ospite con Curti per la Zambon. Curti dall'altra parte cerca la Zanuso, ma le due non si capiscono e quindi l'azione sfuma. Cambio per Montecchio, esce Marcato ed è entrata la Schwimmbacher. Muggia quindi può ripartire in avanti, Gregori per Silli, Boroni per Miccoli che sbaglia, recuperano le vete con la Schwimmbacher per questo tiro che va a bersaglio da parte del Curti. Ed ora è solo uno il punto che separa le due formazioni, 18 Inter Club, 17 Montecchio, con Muggia in avanti, Miccoli per Silli, Boroni dentro per Miccoli che subisce il fallo da parte della Zanuso e quindi due tiri da lunetta per Miccoli. Sbaglia il primo. Sbaglia pure il secondo, 0-2 per Miccoli. Parte Montecchio con Zambon, Schwimmbacher per Sartori. Finta il tiro la Zambon, poi lo prova ma è completamente sbagliato e la palla termina fuori. Rimessa quindi in favore delle Riverasche con Gregori alla battuta per Boroni, Kumbat, scusate Janicic, per Miccoli che realizza e quindi Inter Club 20-17 Montecchio Maggiore, 4 minuti alla conclusione del secondo quarto di gioco. Schwimmbacher contrastata da Silli, prova il tiro e va a segno. Sempre grande equilibrio fra le due formazioni, un punto le dividono, 20 Inter Club, 19 Montecchio. Miccoli perde palla ma poi la recupera Borroni, da sotto passa per Janicic, Miccoli subisce il fallo da parte del Schwimmbacher. Cambio per Muggia, esce la capitana Borroni ed entra Mezzek. Cambio pure nelle file ospiti, è uscita la Zanuso. Prima gli arbitri hanno fischiato due tiri liberi, poi hanno cambiato idea. Si parte quindi con la rimessa dal fondo e Gregori quindi realizza 22-19. Schwimmbacher per la Zambon, mentre la Schwimmbacher trova il tiro da 3, va a segno e quindi c'è perfetta parità quando mancano 3 minuti all'intervallo lungo, 22-22 con Muggia in avanti, Miccoli è contrastata in maniera piuttosto farosa, tiro da 3 da parte di Silli che va a segno, 25 Inter Club, 22 Montecchio Maggiore. Con queste in avanti Zambon per la Curti, Neri prova il tiro che non va, rimbalzo conquistato da parte degli ospiti con la Zampieri che sbaglia, Muccia quindi riparte con Silli che si fa quasi tutto il campo, passa per Gregori, Mezzek, Silli da 3, coglie il ferro
la spizza Miccoli e poi la costata degli ospiti. Zambon lancia, ma non trova nessuno. E Mese che tiene il pallone in campo, Gregori per Miccoli da sotto, realizza! Break in favore dell'Inter Club che adesso ha 5 lunghezze di distacco sulle avversarie e time out prontamente chiamato dal coach ospite Andrea Callegaro. Si prende quindi a giocare, ricordandovi che mancavano 1 minuto e 56 secondi alla conclusione del secondo quarto. Il punteggio vede Muggia avanti per 27 a 22 e quindi si parte con il possesso delle ospiti con Zambon per la Schönbacher. Prova il tiro da 3 che prende la retina, recuperano sempre sto rimbalzo gli ospiti con la Neri e c'è il fallo commesso da parte di Janicic. Cambio nelle file ospiti, è uscita la Curti ed è entrata la Sartori, è messa quindi in favore della compagine veneta. Palla che è spizzicata da parte di Mezek e quindi rimane sempre in possesso delle venete con alla battuta la Zambon dal lato per la Schönbacher. Zambon prova il tiro ma c'è il subisce il fallo. Quindi ci saranno 2 tiri dalla lunetta per la numero 9, ospite. A segno il primo. E sbaglia il secondo, rimbalzo sempre in favore delle ospiti che quindi... provano ma Mezek di potenza recupera la palla, il contropiede sbaglia e da sotto realizza Silli 29 a 23 e c'è il pubblico del Paraquiligna che tifa in maniera calorosa per le proprie beniamine. Nel frattempo dall'altra parte c'è il tiro da 3 che non va da parte della Schönbacher e Muggia quindi può farsi nuovamente sotto. Gregori per Mezek che sbaglia completamente, rimbalzo quindi ospite con la Schönbacher che rallenta il gioco e cerca di impostare l'azione e tocca con il piede lei stessa. Qui sarà la rimessa in favore di Muggia. E c'è il minuto di sospensione chiamato da coach Giuliani. Quando mancano 30 secondi all'intervallo lungo, ricordandovi il punteggio che vede avanti Inter Club Muggia per 29 a 23.
Quindi è terminato il time out, si giocherà per questi ultimi 30 secondi. 29 a 23 il punteggio per Elite Club. Silly battuta rimessa per Kumbat. Silly per Kumbat, dall'altra parte per Gregori Mezek. Palla che rimane sempre in possesso del padrone di casa con Mezek, la battuta per Gregori Kumbat. Silly, Kumbat prova il tiro da tre, colto con il faro, palla ricostata da parte di Muggio e sbaglia Mezek, e quindi si fanno sotto le ospiti con la Schwimmbacher. Tiro ospite che va a segno proprio a fil di Sirena, e secondo quarto che si conclude con Muggia avanti di 4 lunghezze, 29 a 25. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco per il terzo quarto della partita. Terzo quarto di Interclub Muggia Montecchio Maggiore. Ricordiamo che al termine del secondo periodo l'Interclub è avanti di 29 a 25 in una partita particolarmente tirata nel punteggio e molto equilibrata. Si riprende quindi con l'avvio di questo terzo quarto, già battuto da parte della Schwimmbacher per la Zambon. Schwimmbacher per la Marcato, e Zambon contrastata da due slici di Muggia, prova il tiro che non va, ma riconquistano palla le ospiti, prova il tiro la Neri, ed ora il punteggio vede Muggia avanti di 2, 29 a 27. Borroni per Kumbat che non controlla la palla e quindi è conquistata dalle ospiti con Zambon, dall'altra parte per la Curti. Zambon contrastata da due giocatrici. Silly riconquista la palla di Potenza per Kumbat. Borroni prova il tiro da tre, va a segno il tripla della capitana, viene dato da 2, 31 a 27, quindi il punteggio. Dall'altra parte tiro da 3 che non va da parte della Curti, e Muggia riconquista quindi il possesso del pallone con Kumbat per Silly che prova da 3, non va. Rimbalzo quindi da parte di Montecchio con la Curti per la capitana Neri, imposta la Zambon per la Curti e Sartori, dall'altra parte per la Zambon che cade, recupera quindi Muggia. Kumbat varca la metà campo per Policastro, Silly, Borroni dentro per Miccoli, si gira e realizza, e ci sarà il tiro libero supplementare in quanto subisce fallo. E quindi c'è il tiro libero supplementare per Miccoli. Lo realizza, azione quindi da 3 punti per l'Inter Club, 34, Montecchio Maggiore 27. Zambon per Curti, unite Zambon per Zanuso, Schwimmbacher contrastata da Borroni. E c'è il fallo della capitana di Velasca, quindi ci sarà la rimessa laterale per gli ospiti con la Schwimmbacher, la battuta per Zambon,
Inflazione di passi commessi da parte del Zambon, quindi Muggia potrà ripartire e cercare l'allungo con Kumbat in fase di impostazione di gioco. Non si capisce con la Silly e quindi anzi, scusate, si sta l'ultimo tocco da parte della giocatrice ospite, quindi Muggia riparte con Silly battuta per Kumbat, piede, perde palla e commette fallo Lara Kumbat sulla Schwimmbacher. Secondo fallo per la giocatrice di Muggia. Culti per la Schwimmbacher, per la Marcato. E viene fischiato un fallo su Silly, alquanto discutibile. E messa quindi lato per Montecchio con la Sartori. Per la Neri, nuovamente la Sartori. Per Curti. Per la Neri. Stoppata da parte di Miccoli sul Zanuso e Muggia quindi riparte. Kumbat per Boroni, Miccoli dall'altra parte, Kumbat per Silly che in entrata subisce il fallo da parte della Schwimmbacher. E c'è quindi il minuto di sospensione chiamato dalla panchina di Montecchio da parte di coach Andrea Callegaro, ricordandovi che il punteggio vede Muggia avanti per 34-27 quando mancano 6 minuti e 37 alla conclusione del terzo quarto di gioco. Concluso quindi il time out, si riprende con due tiri dalla lunetta da parte di Giorgia Silly. Realizza il primo. E realizza pure il secondo, 2-2 per Giorgia Silly. Interclub 36-27, Montecchio Maggiore massimo vantaggio della compagine rivierasca, 9 punti. Sartori in entrata, non aggancia la Zanuso e quindi Muggia può nuovamente impostare l'azione con Kumbat, pressing alto da parte delle ospiti. Kumbat quindi in cabina regia per Policastro, Silly, per Kumbat che non aggancia il pallone, pallone quindi che esce, è rimessa in favore delle ospiti, Schwimmbacher per la Danuso, Schwimmbacher nuovamente per la Curti, Schwimmbacher al centro per la Curti, prova l'entrata, sbaglia, rimbalzo quindi delle ospiti con la capitana Neri, possesso sempre quindi in favore Veneto, palla spizzicata da parte di Miccoli, quindi rimessa in favore del Nero Arancio, ospiti Neri per la Zanuso in entrata,
azione che suma nei limiti dei 24 secondi per gli ospiti, quindi nulla di fatto, è rimessa in favore dell'Inter Club. Cambio per Montecchio, è uscita la Curti ed è entrata la Zambò. Nel frattempo si riprende a giocare con Kumbat, contrastata dalla Curti. Doppio Bodoni per Policastro. Policastro, Bodoni prova il tiro da tre e non va. Rimbalzo da sotto da parte di Miccoli per Silli. Policastro dentro per Miccoli per Bodoni che subisce fallo. Cambio per Muggia, esce Silli ed entra Mezzek. Rimessa a fondo, battuta da parte di Kumbat per Miccoli, Bodoni. Per Miccoli che non aggancia e quindi ripartono le ospiti con Sartori per la Schwimmbacher, Zanuso dall'altra parte per al centro per la Neri, dentro per questo tiro viene sbagliato da parte della Sartori, rimbalzo Muggia che riparte con Kumbat per Miccoli, Borroni per Mezek. In entrata da sotto scarica per Borroni che realizza 38 a 27 più 11 Inter Club. Schwimmbacher per la Sartori, d'altra parte per la Zambon, prova il tiro da 3, non va, rimbalzo Muggia e c'è il fallo della Schwimmbacher sul rimbalzo della Borroni. 3 minuti e 55 alla fine del terzo quarto di gioco, Muggia avanti di 11 lunghezze, 38 a 27 con le Velasche che battono le messe nel fondo, Borroni per Kumbat, Mezek per Miccoli, Kumbat, Miccoli, Kumbat dall'altra parte per Mezek che prova il tiro da 3, palla che sembrava entrare invece esce, quindi il risultato rimane invariato, sempre Muggia avanti di 11 con le ospiti che sono in avanti, tiro da 3 che va a segno dall'altra parte da parte della Zambon ed ora quindi 38 a 30 in favore di Muggia e c'è il fallo sul pressing alto da parte della Sartori su Kumbat. E ci saranno quindi due tiri per la Kumbat, due tiri da lunetta. Ah, segno il primo! Segno pure secondo, 2 su 2 per la Kumbat che esce ed entra al suo posto Janesic, risultato 40 a 30, ora sono 10 le lunghezze che separano le due formazioni quando mancano 3 minuti e 12 alla conclusione del terzo quarto di gioco con Montecchio in avanti, Neri per Schwimmbacher che prova il tiro, non va, lotto rimbalzo e palla conquistata da parte di Muggia con Mezek per Janesic, Borroni dentro per Miccoli, non va, recupera Miccoli da sotto, scarica per passa per Mezek, Miccoli da sotto realizza, 42 Inter Club 30 Montecchio. Schwimmbacher non va, recupera quindi Muggia, momento favorevole per la compagine di coach Giuliani. Borroni per
Janežić, Policastro, Miccoli. Dall'altra parte per Mezek, prova il tiro, coglie il ferro. Rimbalzo quindi Veneto, passata da Curti per Zanuso. Per Curti, e c'è il fallo da parte di Mezek. Cambio nel file di Muggia, esce Miccoli ed entra Rosin. Doppio cambio per Montecchio. Esce Sartori e Zanuso ed entrano Curti e Zampieri. Si prende quindi a giocare con gli ospiti in fase offensiva. Zampieri per la Schwimbacher, scusate, per la Zambone, che prova il tiro e va a bersaglio. 42 Interclub, 32 Montecchio. Rosin per Policastro, Boroni, finta per Janežić. Boroni da lunetta, passa da sotto per Rosin che sbaglia, rimbalzo quindi della Schwimbacher per Zambon. 1 minuto e 15, conclusione del quarto. Schwimbacher prova il tiro da tre. La Zambon sbaglia, ma c'è un fallo fischiato e ci sono le proteste quindi della capitana Borroni. Fallo fischiato alla giocatrice quindi 5 di Viarasca, che sta spiegando agli arbitri la sua versione. Quindi due tiri dalla lunetta per la Zampieri. A segno il primo. E a segno pure il secondo. 2 su 2 per la numero 14 di Montecchio. Risultato che vede Muggia avanti di 8 lunghezze, 42 a 34. Grande lotta a metà campo e qua c'è il fallo da parte della Neri, che manderà alla lunetta per due tiri liberi la capitana Annalisa Borroni. Sì, è primo. E segna pure il secondo, 2 su 2, 44 a 34 per l'Interclub, 10 punti di stacco. Quando siamo entrati nell'ultimo minuto del terzo periodo, Schwimbacher, Curti da distanza lunghissima sbaglia completamente il tiro. Lotta sotto ribalzo, palla contesa e la freccia indica quindi il possesso di palla per l'Interclub, con rimessa di fondo battuta da Borroni per Janežić. Borroni per Mezek. Borroni, scusate, Janežić. Policastro prova il tiro da tre che non va. E l'ultima a toccare è stata una giocatrice veneta, quindi rimessa dal fondo per Muggia con Janežić per Borroni. Janežić da sotto sbaglia. L'ultima a toccare è stata Rosin, quindi nulla di fatto in attacco per Muggia. E quindi imposta il gioco la formazione guidata da coach Andrea Callegaro. Schwimbacher per la Neri. Schwimbacher poi tiro da lunghissima distanza e va a segno e si riavvicina un po' la compagine veneta. Borroni per Policastro, finta il tiro, passa per Mezek che la palla non va e si conclude. E così il terzo quarto di gioco con l'Interclub avanti per 44 a 37.
Ultimo quarto di gioco, ricordiamo il punteggio che vede avanti la compagine di casa per 44 a 37 sul Montecchio Maggiore. E quindi si parte con Kumbat per Janezic, Policastro, Silli, palla passa da Silli. C'è qualcosa che ha da ridire un dirigente di Montecchio, il gioco è fermo, gli arbitri quindi stanno discutendo. Gli arbitri stanno discutendo al tavolo. Sono passati 9 secondi dall'inizio dell'ultimo periodo. Il punteggio sempre fermo sul 44 a 37. Non capiamo cosa ha da ridire il dirigente ospite. C'è Coach Giuliani che sta parlando con gli arbitri. E si prende quindi a giocare con la Jim Bucker che è marcata da Silli. Tiro da 3 che non va da parte della Zambon, rimbalzo quindi di Muggia, Kumbaz per Silli, prova il tiro, non va, palla riconquistata da Janezic e c'è il fallo piuttosto evidente da parte della Curti, ci sono anche le proteste da parte del pubblico di casa e quindi si riprende a giocare con Muggia. Kumbat per Silli, Policastro, Silli da sotto per Rosin che sbaglia, e l'ultima toccata è stata una giocatrice avversaria e quindi palla che rimane sempre in possesso per Muggia, cambio nei file di Vierasche, esce Silli ed entra Borroni. Janezic per Borroni, Policastro, Kumbat per Janezic, Kumbat, Policastro, poi tiro da 3, prende il ferro, nulla di fatto e quindi dall'altra parte si fanno sotto le ospiti con la Zambon, palla riconquistata, Janezic si invola verso il contropiede, contrastata dalla città avversaria. Prova un tiro piuttosto sbilenco e quindi gli ospiti si fanno nuovamente sotto con la Schwimbacher per Zambon, Neri, per Schwimbacher prova il tiro e azione che sfuma nel limite dei 24 secondi, canestro che quindi non è valido, cambio per Muggia, esce Rosin ed entra Miccoli e quindi Muggia riparte con Janezic per Borroni, Kumbat, Policastro, Kumbat, Janezic per Miccoli,
al centro per Policastro, Boroni, Kumbat per Boroni, Policastro sotto per Kumbat che realizza. 9 ora sono i punti che separano le due squadre, 46 Interclub, 37 Montecchio, 7 minuti e 40 alla conclusione della partita. Neri dentro per la Zampieri, Mugia quindi riconquista il pallone con Kumbat per Janesic, sotto per Policastro e c'è il fallo commesso da parte della Zampieri. E c'è il minuto di sospensione chiamato dal tecnico di Montecchio Callegaro. 7 minuti e 26 è la conclusione dell'incontro, 46 Interclub, 37 Montecchio Maggiore. Concluso quindi il minuto di sospensione, si riprenderà a giocare con l'Inter Club che batterà dal fondo una rimessa con Janesic per Policastro, Miccoli per Boroni, Kumbat per Miccoli, Boroni, Policastro della linea di 3 punti e coglie il ferro. Ferma l'azione Kumbat, quindi rimessa lato ospite con la Schwimmbacher, la battuta per la Sartori. Sartori, tiro della Marcato che non va, rimbalzo quindi da parte di Kumbat. Per Policastro, Boroni dall'altra parte voleva fare un passaggio ma è stato toccato il tabellone che ha sfalsato la traiettoria del tiro e la palla è uscita, quindi rimessa in favore del nero arancio. Sartori imposta il gioco, prova il tiro da tre che non va, in balzo da parte di Kumbat. Barca a metà campo, passa a Policastro, al centro per Boroni, per Kumbat, Miccoli sbaglia da sotto, quindi gli ospiti nuovamente in avanti, Neri per la Zambon, Marcato e commette infrazione di passi. Rimessa quindi battuta da parte di Muggia, Kumbat contrastata dalla Zambon, pressata dalla Zambon, passa per, al centro per Janesic, pressing veramente alto, c'è il fallo della Sartori su Janesic. Rimessa lato in favore dell'Inter Club, Janesic per Policastro, Boroni prova il tiro da tre, non va, recupero quindi ospite con Sartori a tutta velocità e c'è il fallo di Janesic sulla Sartori. Rimessa quindi di lato per le Venete, Zanuso. Zambon, scusate, c'è il fallo
commesso da parte di Policastro. Cambio nelle file di Muggia, esce Janesic, entra Gregori. Cambio anche nelle file di Montecchio, è uscita la Marcato ed è entrata la Zanuso. Quindi Montecchio a ripostare l'azione offensiva, Zambon per la Zanuso che sbaglia, Muggia quindi riparte, Boroni per Gregori, Boroni pressata da due giocatrici e c'è il fallo commesso. Da parte della Sartori, quindi rimessa a fondo, Gregori per Miccoli, Policastro prova il tiro da tre, non va, si ripartono quindi così. Montecchio Maggiore con questo tiro da tre punti che non va. Errori da ambo le parti in questa fase di gioco. Gregori per Policastro, Kumbat, Boroni si gira, prova il tiro e ferro, e quindi c'è il recupero da parte della Schwimmbacher per Zambon, e c'è il fallo commesso da parte di Gregori sul Zambon, quindi due tiri dalla lunetta per la giocatrice ospite. Realizza il primo. E sbaglia il secondo, rimbalzo quindi Muggia con Miccoli per Boroni, per Gregori, Policastro non aggancia il pallone, lo recuperano gli ospiti con la Zambone che passa alla Sartori, realizza, e quindi ora sono 6 lunghezze che sparano le due formazioni, 46 Interclub, 40 Montecchio, Boroni per Miccoli, da sotto per Gregori, Miccoli prova il tiro, lo sbaglia, prova a conquistare la Gregori, ma l'ultima a toccarlo è Miccoli, e quindi rimessa in favore delle venete. 3 minuti e 45, 46 Interclub, 40 Montecchio. Schwimmbacher per la Zambon, gli ospiti giocano al limite dei 24, Zambon sbaglia, rimbalzo sempre degli ospiti con la Zanuso, tiro da 3 da parte della Sartori, e quindi si avvicinano, sono 3 i punti che separano le formazioni. Partita completamente riaperta, Muggia anche un vantaggio di 12 punti, ricordiamolo. Kumbat da sotto, Muggia sembra in questo frangente soffrire il pressing della formazione guidata da coach Callegaro. Cambio nel file di Muggia, esce Gregori ed entra Silli. C'è il minuto di sospensione chiamato dal coach Giuliani, vedremo cosa saprà dire il coach Riverasco alle sue ragazze per cercare di portare due punti utili, importantissimi per la classifica. Ricordiamo che Muggia è reduce dalla vittoria contro la Società Ginnastica Triestina nel derby di 4 giorni fa in quel del Palacarbola, una vittoria che ha concesso alle
che ha portato, anzi scusate, alle Riverasche il terzo posto, seppure in coabitazione con il Fanola San Martino. Termina quindi il minuto di sospensione. 3 minuti esatti alla conclusione dell'incontro. Ricordiamo che l'Interclub Muggia conduce di 3 lunghezze, 46 a 43 sul Montecchio Maggiore. Si ripartirà quindi con 2 tiri dalla lunetta da parte di Lara Kumbat. A segno il primo. E segna pure il secondo, 2-2 per la numero 8, Riverasca, 48, Interclub 43, Montecchio, con le ospiti a ripostare l'azione d'attacco, Zambon per Curti, Zambon prova il tiro da lunga distanza completamente sbagliato, recupera Muggia con Bordoni per Kumbat. Bordoni per Miccoli, Policastro, Miccoli da sotto, non va, recupera Bordoni che realizza. Punti importantissimi, Muggia nuovamente avanti di 7. 50 a 43, Schwimmbacher. Prova il tiro e non va, lotta in balzo, palla conquistata da Muggia con Miccoli per Kumbat. Policastro. 1 minuto e 45, conclusione della partita, Silli, Bordoni, per Silli, prova l'entrata e subisce il fallo da parte del numero 6, Zanuso. Manda a lunetta per 2 tiri, Giorgia Silli. Il primo non va, e realizza il secondo, 1-2 per Giorgia Silli. C'è il minuto di sospensione, 1 minuto e 37 alla conclusione dell'incontro. Muggia avanti di 8 lunghezze, 51 a 43. Punti importanti quelli realizzati in questi ultimi minuti dalla compagine riverasca, punti sicuramente pesanti in una partita che si sta portando in favore della compagine di casa, ma ricordiamo ancora tutto aperto. 8 punti di distacco, 51-43, 1 minuto e 37. Sì, riprende quindi a giocare con la rimessa lato per le ospiti, con la Curti alla battuta per la Schwimmbacher, scusate, per la Zambon. Zanuso per Curti, palla intercettata da parte di Kumbat. Miccoli, e c'è il fallo della Zanuso su Miccoli, quindi ci saranno 2 tiri della lunetta per la numero 20 di Viarasca. A bersaglio il primo.
E avversario pure il secondo, 2 su 2 per Miccoli, 53 a 43, 10 punti di distacco separano le due formazioni. Quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, e qua c'è il fallo di Policastro sul Curti, terzo fallo per la giocatrice di Muggia, e quindi due tiri dalla lunetta per la Curti. Non va il primo. E va a segno il secondo, 1 su 2 per la Curti, 53 Muggia, 44 Montecchio. Silli per Policastro. Silli per Bodroni. Silli subisce il fallo evidentissimo da parte della Neri. Quindi tutti da lunetta per Silli. Realizza il primo. E realizza pure il secondo, 2 su 2, 11 punti, 44 secondi. Conclusione della partita con Zambon per questo tiro da 3 che non va da parte della Zanuso, rimbalzo quindi di Muggia, è partita virtualmente, quindi che si sta per concludere sul binario di Muggia, ultimi secondi della partita con la compagine ospite in avanti, Schwenbacher, ormai si gioca solo per il tabellino. Zambon per questo tiro da parte della Zanuso che va a segno. Ultima quindi azione per Muggia, Silli per Policastro e poi tiro da lunghissima distanza e coglie il ferro e si conclude così l'incontro con l'Interclub Muggia che batte il Montecchio Maggiore con il punteggio finale di 55 a 46. A me non resta altro che salutarvi e rimandarvi alla prossima gara interna della Interclub Muggia. Buon proseguimento con i programmi della rete.